La commedia di sentimenti con una coppia in crisi non è proprio nulla di nuovissimo, no? Voi che cosa avete trovato di originale in questa miniserie? E secondo voi perché i sentimenti continuano a rivelarsi una fonte inesauribile di storie per la televisione, per il cinema, ancora oggi? Credo che le storie, le serie, i film, il teatro sia importante che raccontino qualcosa che ci riguarda e questa è una storia che ci riguarda, anche se appunto poi l'involucro è qualcosa che alleggerisce anche il dramma per certi versi, però è vicino, tocca dei sentimenti vicini a noi. E comunque, essendo una storia che racconta la crisi di una coppia, però va alla ricerca di elementi particolari. Cioè, uno è che lei non, cioè, non c'è una motivazione, non c'è un problema. Lo possiamo, sì, si evince, possiamo avvicinarci al pensiero che lei possa desiderare qualcosa di diverso, però è una crisi e proprio questo elemento non così preciso, non così delineato, secondo me era qualcosa di interessante all'interno di questa storia. Mi sa che sono un po' di anni già che i temi base sono sempre quelli, quindi li puoi modificare, puoi trovare un vestito diverso, una motivazione diversa, ma alla fine sono sempre quelli i temi base. La cosa che mi ha convinto personalmente era proprio il fatto che nel trovare un'originalità rispetto a un tema che è universale, come diceva Diego, e che può essere raccontato altre 2000 volte in forma sempre diversa, perché è un'occasione per raccontare dei mondi, dei personaggi e delle relazioni. C'è bisogno di commedie romantiche, credo, e fatte con un garbo e con un'eleganza, come si diceva prima, è indispensabile perché la nostra commedia romantica fa parte della nostra storia e non l'abbiamo mai sviluppata bene. Ultimamente, in un periodo come questo, credo che sia un toccasana per tutti. Brava, Ecco.